Giovedì 2 giugno siamo al Ghiacciaio del Lupo in Val d'Arigna sotto il Dente di Coca, versante nord, con i volontari del Servizio Glaciologico Lombardo per monitorare questo ghiacciaio. Ma prima una breve introduzione della salita. Dopo aver percorso un tratto disterrato e lasciato la macchina a circa 1350 metri di quota, ci incamminiamo verso il bivacco Resnati, dove passeremo la notte per salire al ghiacciaio l'indomani. La traccia del sentiero è molto da inventare, ma poco importa, perché ci troviamo in una valle spettacolare e super selvaggia, e non si direbbe si trovi a meno di 30 minuti di macchina dalla città di Sondrio. Arrivati al bivacco all'imbrunire, abbiamo giusto il tempo di cenare, ammirare il paesaggio, riempire le borracce e rifugiarci nel mondo dei sogni, perché la giornata di domani si prospetta parecchio faticosa. Beh, per essere un capanna degli attrezzi, ho dormito bene. Giorno 2. Partenza ore 5:40. Per arrivare al ghiacciaio dobbiamo superare un salto di rocce ghiaia di circa 600 metri. Ovviamente sentiero non esiste, ma per fortuna abbiamo una traccia GPS da seguire. Raggiunti i 2400 metri del ghiacciaio, ci dirigiamo al vicino bivacco Corti per recuperare delle particolari sonde che utilizzeremo per misurare l'altezza della neve. Questo è un signor bivacchino. C'è anche la luce? Yes, LED. Allora, queste sono le paline. Noi abbiamo bisogno delle sonde, però insomma. Ciao Riccardo, sono Michele, mi senti? Vabbè, ci dividiamo in due gruppi. Te va bene andare con lui, andate subito su in cima. Vi conviene andare al 33, che è lì in cima. Poi scendete, fate 32, 31, 30, fate questi che sono in costa. E no, questo qua grosso. Okay. Aspetta che... E iniziamo i sondaggi. In realtà mi dà lì. Iniziamo bene. Una buona strategia potrebbe essere che uno precede l'altro, inizia a segnare i punti dove deve sondare, così l'altro arriva, sonda, eccetera. Però potete capire nel mentre come vi trovate meglio voi. In pratica dobbiamo sondare il ghiacciaio su tutti questi punti, ci siamo divisi in due gruppi, io e Fezzi faremo la parte bassa e Mike e Teo faranno la parte alta, infatti sono là che stanno salendo su in cima e faranno tutto così. Fezzi mi sta precedendo, così Gio localizza i punti, me li segna con una racchetta, io arrivo, li sondo e scrivo l'altezza della neve qua. È il 2 giugno e... c'è pochissima neve, infatti probabilmente è uno degli anni più secchi da quando hanno iniziato a monitorare, se non il più secco. Va bene, G, F, A, sì, vai, capito. Fai 15 passi da un metro e poi facciamo tutto reticolato. Questo è il G. Cacchio, è pochissimo anche qua. 90 centimetri. Ancora un po' in lì.
Ce n'è tanto qua. Abbiamo il primo punto più profondo di 2,5 metri e quindi allunghiamo, tieni. Altro. Qua. Sì. Vabbè, calcola 20 centimetri. Ok, tolgo 20 centimetri. Ostia. Quindi 8 sono 4 metri, quindi sono 3 metri e 75. Sì, circa. Sono le ore 9, siamo già a un buon punto perché abbiamo già sondato tutta questa parte, adesso ci manca quello specchio lì. Ho alzato il drone, ovviamente si è schiantato, ma grazie a queste fantastiche radioline Mike me l'ha recuperato. E nel mentre, là in fondo sono arrivati gli altri del gruppo, i veri volontari, magari dopo ci raccontano anche qualcosa di più dettagliato e interessante su quello che stiamo facendo oggi. La seconda parte della mattinata ci ha visto impegnati nello scavo della buca per lo studio del manto nevoso. Cos'è che fate? Cos'è che studiate voi? Le scienze agroambientali. Vedi, queste sono spalle rubate all'edilizia, altro che scienze agroambientali. Come prima cosa, dopo aver scavato, abbiamo individuato e segnato con delle matite gli strati di neve lungo il profilo. Quello lì, esatto. Poi ce n'è uno al centro. Qua c'è questo qui. Sì. Che sono 1, 2 e... Per poi rilevare la temperatura ogni 10 cm di profondità. Successivamente, per ogni profilo, abbiamo determinato la durezza con il test della mano. Cercatelo su internet se volete saperne di più. Per poi calcolare la densità di ogni strato con dei carotaggi orizzontali e un dinamometro. Dai, dentro. Sì, sì. Ecco, però dopo questo finiscono tutto sul gruppo di WhatsApp. 230, confermami? Sì. E per finire abbiamo nascosto le tracce. Non sia mai che qualcuno ci possa cadere dentro. Rientrati al bivacco, abbiamo conosciuto il resto del gruppo e fatto volare il drone sopravvissuto. Marvin, quello lì è il ghiacciaio con la fronte più bassa della Lombardia, storicamente, ma da sempre praticamente. Infatti, praticamente la fronte del ghiacciaio è quasi dove arriva la neve adesso, appena poco sopra, quindi c'è il bivacchino. 2100 metri alla fronte, e la parte più alta è 2004, quindi è un ghiacciaio veramente di bassa quota. Però vedi che sta già venendo fuori il Firn dell'anno scorso, tutte quelle chiazze di grigio scuro anche lì, è neve degli anni scorsi. Cioè si sta scoprendo la neve dell'anno per andare a giugno scorso. Cioè a giugno, cioè è una roba pazzesca. Aldo, il gestore del rifugio Donati,
giù qua nel nevaio che si formava qua, alla fine di agosto avevano portato su uno schilifino con la, col motore del Volkswagen e facevano sci estivo ad agosto nel nevaio che scendeva in questa valletta qua. Oggi è andato, non esiste più neanche a giugno. Fai conto che il 20 di maggio del 2004, okay, che era stato un anno nevoso, siamo venuti, ci sono andati sul passo di coppia con gli sci e abbiamo 16 giugno. Tutto valanghe qua, era tutto pieno di valanghe. Perché se viene valanghe, sì, poi ce n'è di più. E... tutto di valanghe, da là, da qua, tutto pieno il fondovalle. Abbiamo messo sugli sci, siamo andati al passo di coca e c'era il bivacco con... coperto. Con avanzava fuori lo spigolo dove abbiamo i sensori. Infatti i sensori li abbiamo messi lì perché avevamo quelli. Sì. Ormai siamo praticamente alla macchina. Ci siamo lasciati alle spalle il ghiacciaio del lupo. Abbiamo portato a termine tutti i lavori. Se avete voglia andate a cercarvi i canali social del Servizio Glaciologico Lombardo e ci vediamo in un prossimo video dove andremo probabilmente là in cima al rifugio Pesciola. Bye bye.